Sì, grazie Presidente. Devo dire che sono un po' commosso dagli interventi dei colleghi. Non pensavo di intervenire. Mi è difficile intervenire. E quindi scusatemi, non ho l'abitudine di avere ed esprimere sentimenti come la commozione nei miei interventi. Però a Vittorio devo rispondere. Vittorio, io, onorevole Sgarbi, io ho un rispetto e una stima per quest'Aula che nulla può scalfire. Il giorno che sono entrato in quest'Aula mi sono chiesto se avessi la forza di rappresentare il mio ruolo in quest'Aula. E poi ho capito che la forza stessa veniva dall'Aula. Ho capito che la forza di ognuno di noi di rappresentare il nostro Paese deriva dalla consapevolezza del nostro ruolo, non dalle nostre capacità. Vi racconto una cosa che mi ha colpito quando fui sottosegretario. Tornavo accompagnando la bara di un caporal maggiore che era morto in Afghanistan, perché quando aveva capito che la mina che stava cercando di disinnescare sarebbe esplosa, si era buttato sopra. E buttandosi sopra aveva protetto quelli dietro. Io mentre tornavo con l'Afghanistan mi chiedevo, ma questa persona era un supereroe, dove ha preso questa forza? Era una persona straordinaria? La risposta che mi sono dato è che era la consapevolezza del suo ruolo, la forza che gli dava quella divisa, qualcosa che in quel momento lo rendeva migliore di se stesso. Ed è la stessa cosa che quest'Aula ha fatto a me o fa a noi. La consapevolezza di essere qualcosa superiore alle nostre debolezze. Siamo persone normali. Qua dentro ci è chiesto di non essere persone normali, di eliminare i nostri difetti. E se quello ho cercato di fare, l'ho fatto soltanto per la consapevolezza che avevo di servire qualcosa di più grande di me stesso e il mio destino. Cosa che vedo fare da molti di noi. Sono stato onorato di averlo fatto con voi, con molti di voi ho condiviso e condividerò domani idee, progetti, visioni, con molti no. Ho sempre rispettato tutti. Me l'hanno insegnato a casa, non me lo sono inventato io, devo ringraziare i miei genitori. Ho sempre rispettato le idee di tutti e ognuno di voi, dai giovani agli anziani, da quelli che la pensavano con me a quelli diversamente. I percorsi della vita mi hanno portato qua, io chiedo scusa per disturbare il vostro lavoro per la terza volta. Per questo questa volta mi sono permesso di chiedere agli amici di astenersi per non impedire col loro voto di amicizia la mia uscita dal Parlamento. È una decisione sofferta, io non uscirò contento, ma che ho preso ragionando, che ho preso pensando alla mia vita, che è qualcosa a cui devo rispetto lo stesso che devo alla politica, che ho pensato forse in un attimo di egoismo rispetto al Parlamento e al mio impegno politico, ma che continuerà anche fuori dal Parlamento, perché io non interrompo la mia vita politica, non interrompo la mia volontà di lavorare per il bene del Paese, cercherò di farlo in un altro modo, non in quest'Aula. Non voglio andarmene però lasciando in voi il solo dubbio che faccio una scelta per convenienza. No, faccio una scelta per ragionamento, ho fatto una scelta che tiene conto delle mille cose che compongono la vita di ognuno di noi. C'è la politica, c'è la famiglia, c'è il lavoro, ci sono i figli. Ci sono mille cose, mille sfaccettature che non è neanche giusto trasferire in quest'Aula perché appartengono alla nostra sfera privata. Per cui io vi ringrazio per il voto che vorrete fare oggi. Sappiate che mi peserà, ma io per la terza volta sono qua perché voglio lasciare quest'Aula per mie motivazioni. Vi ringrazio per il rispetto che mi avete dato, per la cortesia, non solo di questi interventi, guardate, di decine di voi che fuori mi hanno fermato a dire non fare questa stupidaggine, io non le voterò mai, di tutti i partiti, di tutti i partiti. Questo è, diciamo, la ricompensa più grande che io ho avuto facendo politica. Il rapporto e la fiducia, le parole, la pacca sulle spalle o la stretta, che molti di voi mi hanno dato non solo oggi, ma in questi anni. Questo mi porterò dentro e poi il futuro ci rivedrà. Certo, non ci rivedremo qua dentro, ma state tranquilli, qua fuori
mi rivedrete anche da domani mattina, non scompaio e per fortuna penso di vivere e di stressarvi ancora per molto tempo. Grazie a tutti.